Presidente Spacca, le Marche, il riconoscimento Regione Imprenditoriale Europea, l'IR Awards 2014, è un riconoscimento a una buona strategia per lo sviluppo imprenditoriale, è un sistema Marche che cresce? Sì, è un sistema Marche che soffre perché la crisi morde anche nella nostra regione in maniera differente tra impresa e impresa, tra settore e settore, distretto e distretto, però le imprese che sono state in grado di interpretare gli elementi soprattutto di innovazione e di internazionalizzazione in questo momento stanno sostenendo adeguatamente questo periodo di crisi. Credo sia un riconoscimento importante, anzi lo è sicuramente perché è la prima volta che lo ottiene una regione italiana e noi siamo la regione più manifatturiera d'Italia in rapporto alla popolazione e gran parte del Made in Italy ormai si realizza nelle Marche. Però è importante sottolineare anche che cosa sostiene questo processo di crescita, questo sviluppo, una forte coesione di comunità, ovvero una collaborazione su progetti concreti che coinvolge sia le istituzioni, le categorie produttive, l'imprenditorialità, le forze sociali e le università. Credo che sia soprattutto questo il segreto, lavorando insieme e definendo dei progetti molto focalizzati, utili alle imprese, si riesce a sostenere un periodo difficile come questo. Magari noi vorremmo sostenerlo meglio, ma intanto prendiamo questo premio. Ecco, vediamo, in queste settimane la crisi del manifatturiero ha fatto registrare nuovi passaggi, anche drammatici, insomma, che riguardano centinaia di lavoratori in diverse regioni italiane, anche nella vostra. Di fronte a questa situazione, i segnali che arrivano da Bruxelles anche oggi, Barroso è intervenuto lasciando capire ci saranno nuovi margini per operare investimenti, c'è una programmazione 2014-2020 che sta per partire, un ruolo delle regioni importanti, quali sono le prospettive? Ci sono anche buone strategie in campo come la vostra, cosa possono aspettarsi i cittadini, le aziende, i lavoratori di questo settore per i prossimi anni? Intanto questo annuncio che ha fatto il Presidente Barroso era molto atteso perché sono diversi anni che le regioni proponevano e chiedevano che i finanziamenti che andavano a compartecipazione dei fondi strutturali venissero tolti dal patto di stabilità e quindi si potesse sforare il limite del 3%. Questo è sicuramente una cosa importante, molto utile, che dà anche il senso della correttezza del modo in cui si impiega la spesa pubblica, perché se fai delle utilizzazioni per investimenti non è giusto che vengano messe alla pari delle spese correnti. Il programma 2014-2020 è fondamentale perché se le regioni italiane, ma anche lo Stato italiano, non lo utilizzerà al meglio per recuperare i ritardi che si sono accumulati in questi ultimi due decenni, noi rischiamo di perdere non l'aggancio con la ripresa, che pure ci sarà dopo 4 anni di recessione nel nostro paese, ma rischiamo addirittura di perdere il nostro identikit di paese, ovvero di un paese moderno, industrializzato, e rischiamo di prendere la strada del sottosviluppo. Quindi non è una banalità e neppure retorica, ma credo che il prossimo programma quadro, il prossimo sessennio sarà veramente un sessennio decisivo per il nostro Paese rispetto al proprio futuro, rispetto alla sua collocazione nello scenario internazionale. E quindi non potremo assolutamente perdere questa occasione, non potremo fare quello che è successo fino ad oggi, ovvero non potremo arrivare al 2020 con 31 miliardi di risorse non spese, perché ci sono alcune regioni che non l'hanno fatto.